Ultimo saluto a Napolitano, funerali laici per il presidente emerito nell'emiciclo di Montecitorio alla presenza del capo dello Stato, Mattarella. Scontro Roma-Berlino sui fondi destinati dalla Germania alle ONG che operano nel Mediterraneo, Meloni scrive al cancelliere Scholz. 50 anni senza Anna Magnani, il 26 settembre del 1973, l'addio a una delle attrici più amate di sempre, prima italiana a ricevere un Oscar. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Dunque, in apertura, andiamo subito alla Camera. Oggi ci sono i funerali di Stato per Giorgio Napolitano e per noi in diretta a seguirli c'è Augusto Cantelmi. Augusto, buongiorno, ti vediamo a te. Eccoci, buongiorno. Alle 11.33 il feretro del presidente emerito Napolitano è giunto qui in piazza Montecitorio ad accoglierlo, sette corazziere, anche l'applauso della folla qui riunita avvolta nella bandiera tricolore ha fatto ingresso all'interno del palazzo, dove è stato posto poi nella sala del governo, nella sala dei ministri, dove è stato omaggiato dai capi di Stato esteri che sono giunti, sono stati prima ad entrare il presidente francese Macron, il presidente emerito francese Hollande, il presidente tedesco Steinmeier ed altri capi di Stato, alcuni anche amici personali di Napolitano, anche la duchessa inglese e scozzese, rappresentanza della corona. Poi l'ingresso in aula, ultimo ad arrivare il presidente della Repubblica. In questo momento ci sono i primi interventi, a cominciare da quello del presidente della Camera Fontana, ci sarà quello del presidente del Senato La Russa, altri interventi tra cui il commissario europeo Gentiloni, cardinal Ravasi, tanti interventi per ricordare Giorgio Napolitano in questa che di fatto è un evento storico, perché è la prima volta di un funerale laico per un presidente della Repubblica. Sono presenti tutti i familiari, ovviamente anche la signora Clio e i figli Giovanni e Giulio, che prenderà anche la parola poi in aula. Da ricordare anche tanti messaggi che sono arrivati alla famiglia, da ricordare anche quello alla signora Clio e ai familiari, il messaggio da parte dell'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia. Ricordiamo Napoli, la città natale del presidente emerito della Repubblica. Per il momento la piazza del Montecitorio è tutto, la linea può tornare allo studio. Noi continuiamo a parlare della questione migranti, è scontro a distanza tra Roma e Berlino sugli aiuti alle navi umanitarie, mentre nel Mediterraneo continuano a consumarsi tragedie. Sentiamo Caterina Dall'Olio. Italia, Francia e Germania, liti frequenti e abbracci sporadici. Gli ultimi due fanno fronte comune sui movimenti secondari, cioè sull'obbligo per i paesi di primo approdo di riprendersi i migranti andati poi in altri paesi dell'Unione Europea. Un impegno non rispettato negli ultimi mesi dall'Italia. La Francia infatti ha reagito blindando la frontiera di Ventimiglia, scelta bocciata dalla Corte di Giustizia Europea. Mattaiani, ora a Parigi, riferisce che il rapporto con la Francia adesso è molto buono. Con la Germania invece siamo in piena fase di scontro. Il nocciolo del problema potrebbe essere il recente accordo ottenuto dal governo italiano con la Tunisia per limitare le partenze via mare non apprezzato da Berlino. Patto simile a quello siglato anni fa tra Germania e Turchia, non a caso citato dal ministro Crosetto nella prima frecciata lanciata dall'Italia alla Germania. L'ultimo capitolo del botta e risposta è toccato alla lettera del presidente del Consiglio Meloni, indirizzata al suo omologo Scholz, che però si è concentrata sul tema dell'ONG, caro all'elettorato di destra, che di certo non rappresenta il problema principale sulla rotta del Mediterraneo. Diversi studi dimostrano come statisticamente la presenza o meno delle organizzazioni non governative in mare non rappresenti un fattore di attrazione significativo per le partenze. Diversamente, il blocco imposto dai paesi d'origine del Nord Africa, il primo ottenuto sei anni fa da un governo italiano di centrosinistra, risulta più efficace a livello statistico per limitare gli arrivi, ma a che prezzo? Studiosi e osservatori sono unanimi nel rilevare gli effetti drammatici di questi accordi per i migranti detenuti o respinti in modi brutali, ma non c'è dubbio che sia il metodo più produttivo per fermare le partenze, che intanto continuano. Sono 83 i migranti sbarcati nella notte al porto di Leuca, in provincia di Lecce, a bordo di una barca a vela, tra loro anche 11 donne e 15 minori, di cui 6 non accompagnati. All'Arm Phone poche ore fa ha anche ricevuto l'SOS da parte di 90 persone disperse al largo della Libia. Il governo ha approvato il decreto energia, vediamo cosa cambia per le famiglie con Letizia Davoli.
La premessa da fare è che le nuove misure contro il caro prezzi approvate ieri sera dal Consiglio dei Ministri, pari a 1,3 miliardi di euro, sono destinate solo alle famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Tutte le altre, pari al 45% dei nuclei familiari del Paese, secondo gli ultimi dati IMSS, non godranno di alcun sostegno economico, fatta eccezione per gli oneri sul gas, che resteranno azzerati per tutti anche nell'ultimo trimestre del 2023 e con un IVA pari al 5%. Alle famiglie meno abbienti con almeno 3 figli viene quindi destinato un rafforzamento della social card dedicato a te, pari a 80 euro, utilizzabile per l'acquisto di carburanti, e un bonus luce crescente in base al numero di figli, secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Il bonus trasporti invece, per chi ha redditi inferiori a 20.000 euro, studenti e lavoratori, copre il 100% della spesa fino a un massimo di 60 euro. Nel decreto è anche prorogato di 3 mesi, fino al 31 dicembre, il termine per le domande per usufruire di mutui per l'acquisto della prima casa per i giovani fino a 36 anni e con ISEE fino a 40.000 euro. E un nuovo stanziamento per il sostegno all'istruzione, con 17 milioni di euro per le borse di studio degli studenti idonei ammessi in graduatoria ma esclusi per mancanza di fondi. La guerra in Ucraina, adesso tensione nei cieli della NATO tra F-35 italiani e caccia di Mosca decapitati da Kiev. Intanto i vertici della flotta russa nel Mar Nero. Ce ne parla Marco Burini. Dopo 580 giorni, qualsiasi guerra, anche la più feroce, rischia di sembrarci banale. Un noioso elenco di crimini compiuti altrove che non ci riguarda. Perciò bisogna esercitare immaginazione e compassione. Il dolore di questa guerra è stampato su volti precisi. Quelli dei morti, soprattutto tra i civili, dei feriti per i bombardamenti, quello delle persone barbaramente violentate, quello delle popolazioni sfollate e costrette a migrare. Quello dei bambini lontani dai propri familiari o dalle proprie case. Si tratta di un dramma alle porte dell'Europa che ci riguarda tutti. Anche perché è sempre a un passo dal tracimare. Ieri 2 caccia russi volavano nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Baltico. Subito 2 F-35 italiani, partiti dalla base polacca di Malbork, hanno scortato gli intrusi verso la Russia, i cui comandi militari continuano a bombardare obiettivi civili. La notte scorsa colpita di nuovo Odessa, almeno 2 feriti e tanti danni al porto di Izmail. Ancora missili su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, che esulta per l'arrivo dei carri armati americani Abrams e per l'attacco a Sebastopoli. Sarebbero rimasti uccisi decine di ufficiali, tra cui il comandante della flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Sokolov. Secondo giorno di lavori del Consiglio Episcopale Permanente, lavori che si concentreranno sulla formazione dei sacerdoti, ma i vescovi rifletteranno anche sul cammino sinodale delle chiese in Italia. Ed è sempre alta la tensione nel Nagorno-Karabakh, la regione armena invasa dagli azeri. Sono 20 i morti nell'esplosione di un deposito di carburante. Il servizio di Paolo Fucili. Qualunque mezzo va bene per lasciare il Nagorno, non solo automobili, anche i camion si affrettano a varcare la frontiera con l'Azerbaigian. 13.000 finora sono i profughi fuggiti così in Armenia, secondo i conteggi delle autorità di Yerevan. Questa enclave armena in territorio azero non la sentono più casa loro, dopo che l'Azerbaigian se ne è impossessato a forza la scorsa settimana, stroncando la debole resistenza delle milizie separatiste locali. E il carburante per i fuggiaschi è un bene prezioso, che ieri sera però ha ucciso 20 persone e ne ha ferite almeno 300, secondo media locali, quando il serbatoio di una stazione di servizio è esploso a Berkazor, non lontano da Stepanakert, principale città del Nagorno. C'erano decine di macchine in fila per rifornirsi di benzina. Ora gli ospedali sono pieni di ustionati, anche gravi, da trasferire con urgenza dove sia possibile curarli, avvertono i medici. Nel Nagorno, infatti, ormai scarseggiano tutti i beni essenziali, medicinali compresi, dopo mesi di assedio delle forze azere, culminato nel blitz dei giorni scorsi. Armenia e Azerbaigian hanno sempre avuto rapporti tesi, fin dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica di cui erano parte. Per allentare l'ennesima volta la tensione, è in agenda oggi a Bruxelles un vertice coi rispettivi consiglieri della sicurezza e Francia e Germania come mediatori.
E in Guatemala sono 6 morti, 2 bambini e 4 adulti, 13 invece dispersi dopo le alluvioni. Nella capitale il fiume Naranjo ha straripato e spazzato via una baraccopoli sorta sulle rive. Centinaia di vigili del fuoco e polizia, soldati e volontari hanno preso parte ai soccorsi. E la cronaca italiana invece ci porta a Caivano. 7 minorenni e 2 maggiorenni sono stati fermati per le violenze nei confronti delle cuginette al Parco Verde. Sentiamo David Murgia. Svolta nelle indagini sugli episodi di violenza sessuale ai danni delle 2 cuginette di 10 e 12 anni che si sarebbero consumate nel Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli, in manette la scorsa notte per mano dei carabinieri della città partenopea sono finite 9 persone, 7 minori e 2 maggiorenni. Tutti sono accusati dei presunti stupri. Per gli investigatori le violenze accertate sarebbero più di una e in più occasioni, uno scenario agghiacciante, violenze di gruppo ripetute. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli e dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura dei Minori e di quella di Napoli Nord. Le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una delle cuginette e hanno portato subito alla individuazione di uno dei maggiorenni del branco. Poi sono stati individuati tutti gli altri. Ci sarebbero anche prove video arrivate sullo smartphone di un familiare di una delle vittime che hanno contribuito a far scattare la denuncia. Addirittura una delle cuginette sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali da uno dei ragazzi mentre con il cellulare la riprendeva durante una chiamata in diretta. Le 2 ragazzine, su mandato del pubblico ministero del Tribunale per i minori, sono state anche allontanate dalla famiglia. Gli abusi si sarebbero consumati nel centro sportivo che ora, dopo la visita della Premier Giorgia Meloni a Caivano, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e poi un decreto legge denominato appunto Caivano, sarà ripristinato con risorse per 10 milioni di euro, recuperando la sua funzione di centro polivalente anche sportivo. La mafia è la negazione della vita, il presidente Mattarella ricorda così il giornalista Mauro Rostagno, ucciso in un agguato da Cosa Nostra il 26 settembre dell'88. Di fronte a quell'omicidio, ricorda ancora il capo dello Stato, la società ha reagito, le istituzioni democratiche hanno dimostrato che è possibile combattere e sconfiggere le mafie. La morte di Matteo Messina Denaro oggi a San Salvatore dell'Aquila, verrà eseguita l'autopsia sul corpo del boss pluriomicida e stragista, poi il trasferimento a Castelvetrano, il suo paese d'origine in Sicilia, massimo riservo sul tracciato. Ancora la cronaca, operazione contro la mafia dei pascoli, 25 arresti per truffe all'Unione Europea. Antonella Mazza. Ottenevano fondi europei per l'agricoltura, ma le aziende erano fittizie e i pascoli inesistenti. A truffare Roma e Bruxelles, un'associazione per delinquere attiva dal 2014, scardinata questa mattina dall'operazione denominata Transumanza, al termine di 2 anni di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dell'Aquila e condotte dalla Guardia di Finanza di Pescara. I finanzieri, che hanno acquisito documenti, effettuato intercettazioni di più di 100.000 conversazioni, 8.000 accertamenti bancari su più di 270 conti correnti, hanno delineato il gruppo criminale che simulava di possedere i requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni la cui concessione veniva messa a bando dai comuni ed erano rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli a nuovi giovani agricoltori. Sono state accertate frodi per 5 milioni di euro sequestrati a 24 imprese e a 38 soggetti, ma gli inquirenti sospettano anche il coinvolgimento della mafia foggiana nella maxi truffa che ha coinvolto gran parte del territorio nazionale, 10 regioni del centro, nord e sud. Dimostra ancora una volta come il tema delle infiltrazioni mafiose sui fondi europei per l'agricoltura sia un tema nazionale. 90 biblioteche fanno rete e nasce così a Torino il più grande circuito integrato di un'area metropolitana in Italia. Sentiamo Alessandra Camarca. Nasce a Torino BITO, il più grande circuito di biblioteche integrato d'Italia. Entra così nel vivo il percorso di realizzazione di un nuovo sistema bibliotecario che mette in rete le biblioteche civiche torinesi e quelle aderenti al sistema bibliotecario dell'area metropolitana torinese, lo SBAM. Attualmente gli iscritti complessivi ai due sistemi sono oltre 750.000 e 1.700.000 i prestiti di documenti annui. Questo è il primo sistema integrato, appunto provincia,
e capoluogo, che diventerà, io mi auguro, diciamo, un modello virtuoso da perseguire in tutta Italia. Le biblioteche coinvolte sono 30 e coprono l'intero Piemonte. E mentre a Torino spiccano quelle universitarie, insieme a quelle della città di Torino, dei musei civici e del Museo regionale di scienze naturali, sono presenti le biblioteche dei capoluoghi di provincia di Alessandria, Biella, Novara e di città di importanza storica quali Domodossola, Mondovì, Chieri e Cherasco. 50 anni senza Nannarella. Nel 1973 si spegneva il mito di Anna Magnani, sfortunata nella vita ma regina nel palcoscenico e sullo schermo. Il ricordo di Pierluigi Vito. Francesco! 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 Ti ho sentito gridare Francesco dietro un camion e non ti ho più dimenticato. Le parole del poeta Giuseppe Ungaretti sono il riassunto di un sentimento collettivo, perché indimenticabile è stata Anna Magnani. A 50 anni dalla sua morte restano vive le emozioni che ha saputo trasmettere agli spettatori dei tanti film interpretati. E se Roma Città Aperta, diretto da uno dei suoi amori, Roberto Rossellini, è stata la prima consacrazione in Italia, l'affermazione a livello mondiale fu l'Oscar vinto nel 1956 per La Rosa Tatuata, prima attrice non di lingua inglese coronata dall'Academy. I ruoli di madre inquieta, come in Bellissima di Visconti, e Mamma Roma di Pasolini, ne hanno scolpito a fondo l'immagine drammatica. Eppure Anna Magnani era stata un'artista a tutto tondo, capace di destreggiarsi nel canto e nella comicità con un talento forse irripetibile, e che ancora oggi arriva al cuore del pubblico, anche solo incrociando il suo sguardo. Con le macchine CD. Ci fermiamo qui, vi lascio adesso al meteo, a seguire Terza Pagina e L'Ora Solare. L'appuntamento con il TG 2000 torna alle 14:55. Grazie per averci seguito, buon pranzo, arrivederci.